È la strea di Luca Ripa a rimanere in Serie D in virtù del 3-3 ottenuto contro il Guidonia nella sfida di ritorno dei play-out. 3-1 all'andata, 3-3 al ritorno. Scende in eccellenza la squadra di Alvardi, che saluta dunque il campionato di Serie D. Al sesto minuto i ministeriali già sono in vantaggio, Fantini scende sulla destra, il velo di Diorio, Di Benedetto salta il difensore e conclude di sinistro per l'1-0 della Strea, che taglia già al sesto minuto le gambe del Guidonia, che potrebbe pareggiare su angolo di Mereu, colpo di Spanò e grande parata di Santarpia a terra. La Strea al 24esimo confeziona due palle gol, qui c'è Gaeta sulla destra che resiste alla carica del difensore, spara ma Ciccioli respinge, Di Iorio poi non riesce a mandare nel tapin. Al 36esimo è sempre l'esterno destro dei ministeriali a cercare il gol, guardate che conclusione, ma Ciccioli respinge ed il Guidonia si salva. Al 38esimo però il Guidonia sfiora il gol del pareggio, il tiro di Cini, il palo destro a respingere la conclusione. La Strea però al 39esimo mette nel ghiaccio il risultato con Simonetta, che in contropiede batte Ciccioli con un perfetto pallonetto, bellissima azione dei ministeriali. Il Guidonia si scuote e in pochissimi minuti riapre il match. Al 41esimo un bolide di Damiano Mereu da 40 metri fa 2-1. E dopo 4 minuti invece stavolta è Carletti che raccoglie uno spiovente in area e di destro batte Santarpia 2-2. Nella ripresa il Guidonia torna in campo per cercare di conquistare la vittoria, una punizione di Mereu, la deviazione di Spanò esce di pochissimo. Siamo al 27esimo, stavolta è sempre Spanò che lancia De Lucia davanti a Santarpia, si fa ipnotizzare e svanisce così il sogno del vantaggio di Burtino. La punta del Guidonia si rifà però dopo 2 minuti su angolo di Cini, il colpo di testa di De Lucia che firma il 3-2, dedica speciale alla signora presente in tribuna. Nonostante l'inferiorità numerica il Guidonia si butta in attacco per cercare il gol della salvezza e in contropiede la Strea con Giuntoli al 50esimo sigla il risultato finale di 3-3, un gol pesantissimo che vale la salvezza in interregionale della Strea. E dopo il triplice fischio eccola qui la grande festa dei ministeriali, che festeggiano per il secondo anno consecutivo la permanenza in categoria. L'anno scorso fu il Castelsardo a pagare dazio e scendere in eccellenza, quest'anno è il Guidonia. La Strea rimane in Serie D. Da Francesco Curreri, grazie alla regia di Nicola Cavaliere, vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti della Web TV del Corriere Laziale.